alla storia del fumetto olandese, se ci sono dei legami, se è un processo conseguenziale oppure è completamente una rivoluzione. Queste performance che state facendo al Palazzo Ducale, qual è il riscontro che avete visto da parte del pubblico? Si ferma la gente, vi guarda con curiosità, come reagisce? Meant to be, but somehow some chairs appeared around our arena where we are painting, and so sometimes. Sì, non so se era voluto, ma sono apparse delle sedie intorno alla zona dove stiamo lavorando, e quindi sì, la gente intanto si siede e si mette, ovunque siamo posizionate queste sedie ci si mette lì a guardarci a lavorare, però molti ci chiedono, ci fanno delle domande, credo che siano un po' imbarazzati o comunque abbiano paura di disturbarci mentre lavoriamo. I bambini in particolare si fermano spesso e fanno una serie di belli siempo e poi ci guardano lavorare e rimangono talmente affascinati che poi i genitori li devono darsi la riga. Love to see us, they watch us paint, that's great, and they just sit down on a chair, they get it, oh it's a chair, no, sit down and watch it. So really parents have to really take them away, so that's kind of nice. Penso che passi il mio tono, grazie. Sarei molto curioso di capire come sia avvenuta la ripartizione dei peccati. Well, it was basically a first come, first get Sì, dunque fondamentalmente il principio era chi prima arriva meglio alloggia. C'era una lista dei peccati e chi aveva per primo l'idea chi era più veloce a reagire, a pensare a cosa disegnare, se poteva prendersi il peccato. Infatti alcuni di noi erano rimasti indietro, sono un po' rimasti delusi dalla scelta che avevano visto che gli è toccata. Io tra l'altro invece ero quarto o quinto, però mi è toccato il peccato che volevo morire, quindi sono stato felice. Fourth or fifth? To choose, but they're still the one that I wanted was there, so that was okay, I guess. Which is wrath. Yeah, although I remember some artists, they wanted a specific sin, because
però c'erano anche degli artisti che volevano un peccato in particolare perché stavano già lavorando del materiale che prendeva quella direzione, come era per esempio Mars and Lighters, stava già lavorando su un culto a tema cannibalistico, quindi ha voluto fortemente il peccato della gola perché appunto andava già nella direzione che aveva preso nel suo lavoro autonomamente. Sì, facciamo molti progetti collaborativi con gli artisti e adesso stiamo preparando un volume sugli uccelli, ma anche in questo caso dovranno essere molto veloci a scegliere l'uccello che vogliono fare per evitare che qualcuno ti prenda. In una mostra così particolare, una performance così particolare, voi vi confrontate anche con le diverse velocità di esecuzione dei vari artisti, c'è chi è più lento, chi è più veloce, questo succede spesso, finché non è un problema, probabilmente finché un artista lavora per conto suo, per cui ha i suoi ritmi, i suoi tempi. Invece in una performance in cui siete a confronto praticamente, lavorate fianco a fianco, questo è un problema o un vantaggio? Sì, chiaramente ci sono degli artisti che hanno due persone diverse, non sono abituati magari a lavorare con questi ritmi, ci sono artisti che impiegano una giornata per creare una vignetta, intersezionale altri che di solito invece che mettono una settimana. E quindi, però stiamo cercando, ognuno cerca di adattarsi al ritmo di questa performance, ci sono state anche persone che magari non erano abituate a lavorare sulla tela, quindi hanno deciso di prendere i fogli di carta, quindi comunque c'è comunque un adattamento della performance alla propria esperienza, alla propria tecnica, comunque a quello che si riesce a fare, che si è abituato a fare, che si viene più naturale. Comunque c'è una differenza perché magari un artista fa una tela in 8 ore, un altro ne fa 2 ore, quindi c'è comunque una differenza di velocità tra di noi. Se ne parlando della mostra, volevo chiedervi, ci sono delle... Voi siete in un contesto che è quello di Palazzo Ducale, che è molto connotato storicamente, perché ci sono degli affreschi, c'è un contesto già figurativo abbastanza importante. Anche se la vostra sala è molto ben costruita, io l'ho vista durante l'allestimento, quando è stata terminata l'inaugurazione, comunque c'è questa, diciamo, invasione di campo figurativa. Questo vi disturba, vi stimola, vi ispira in qualche modo? Well, you can still see a large part of the frescoes there, but I'm really glad with this solution and the organization came up with the boards and the lights. Sono molto contento con la soluzione che ha adottato l'organizzazione di avere questi grandi pannelli con l'illuminazione che illumina il centro, lasciando gli affreschi un po' nella penombra, in modo che, perché penso che se altrimenti fossero stati ben illuminati la gente sarebbe entrata e non avrebbe guardato le nostre opere, ma sarebbe fermata a guardare solamente gli affreschi. Quindi sono molto contento della sistemazione e chiaramente per lo stesso motivo non li vediamo molto bene questi affreschi, quindi non è un'ispirazione diretta, però sicuramente c'è l'atmosfera di trovarsi in una sala così antica con delle opere così importanti che in qualche modo, anche se non in maniera cosciente, sicuramente ci ispira. The effect is of being in this very old room with old frescoes. I mean, you cannot maybe pinpoint it, but it's very possible that it has some effect on our creative. I've been doing a lot of shows everywhere. Sì, io faccio molti fiere, molti festival, ma devo dire che questa è la sistemazione migliore che abbiamo trovato, magari su parte di Celeste Giovanni, ma anche Guido Martini, per aver organizzato tutto così bene. Come mai avete scelto i peccati e non qualcos'altro da illustrare? Why the sins? Oh, well, because... But no, we thought of... Abbiamo pensato a qualcosa che noi potessimo capire.
dire, ma che potesse essere chiaro e comprensibile anche a un pubblico italiano. Quindi abbiamo scelto i peccati, ma non in una visione moralista, perché si tratta comunque di fumetti, quindi non sono sempre troppo seri, c'è sempre una parte più ludica. Stop always too serious. Andrea, Barbara, dal punto di vista, lei ha appena finito la biografia di Van Gogh, dal punto di vista di uno storico, la cosa più difficile forse è annullarsi per far emergere i fatti di una biografia. Questo però invece è quasi impossibile o difficile per un artista, ma lo deve interpretare la vita di un altro artista. Come ha affrontato lei questa sfida? E tra l'altro non è un artista misconosciuto, è un artista che ha già avuto anche film al suo attivo, quindi la sua biografia è già stata sviscerata qualche volta, anzi forse è una delle biografie più conosciute, quella di Vincent Van Gogh. Well, I started reading his letters. He wrote a lot of letters, especially to his brother Theo. Sì, io ho cominciato leggendo le lettere di Van Gogh, lui scriveva moltissime lettere, specialmente al fratello Theo, e ho cercato di rimanere più vicina possibile alla vita di Vincent, a Vincent stesso. Non ho guardato film, ho letto altri libri sulla sua vita, ho cercato di rimanere più fedele possibile a quello che lui scriveva di se stesso e della sua vita. So that's how I made my interpretation of Van Gogh. That he wrote about himself. Io vi ringrazio per aver partecipato. Vi ricordo che il Press Café prosegue dalle 12 all'Auditorio San Romano con la presentazione dei fumetti del Napoli Calcio. Ultimissima domanda per andare via. Volevo chiedere a Gertian, quando noi generalmente abbiamo delle mostre collettive, tendiamo a riunire nella nostra mente, praticamente, tutti gli artisti presenti sotto un unico denominatore. Tu hai parlato prima di una generazione di artisti, volevo sapere qual è la caratteristica, o le due o tre caratteristiche che unificano e uniscono, o raggruppano questi artisti, se è possibile raggrupparli in qualche modo. Best thing is that they are all different. Sono tutti differenti. Sì, la tabella di questi artisti che sono tutti diversi ed è per questo che li abbiamo scelti, ma se dovessi indicare una caratteristica che è tipica del fumetto olandese, che ha queste linee molto pulite, luminose e colorate. Dutch comics, and it means it's a very clear, bright lines.